Ciao ragazzi e bentornati, buon martedì, si riprende finalmente con la normale programmazione settimanale e vi anticipo già che questa settimana usciranno due video potteriani visto che dobbiamo recuperare quello della settimana scorsa. Ma voglio cominciare con questo perché queste persone che mi hanno inviato questi due pacchi stanno aspettando davvero da troppo tempo e mi scuso tantissimo con loro, ma la mia salute non mi ha permesso di poter fare questi video prima. Quindi ragazzi, adesso andremo ad unboxare due pacchi dei quali io non conosco il contenuto, so solo che si tratta di roba potteriana naturalmente, e sono pacchi che mi sono stati inviati da due di voi. Quindi io già vi ringrazio tantissimo perché come al solito siete super gentili con me e davvero non mi merito tutto questo. Ma così è, quindi ragazzi cominciamo da questo pacco qui e vediamo subito cosa contiene, perché ragazzi sto aspettando di aprirlo davvero da tantissimo tempo, forse addirittura un mese. Quindi finalmente eccoci qui, tiriamo la nostra linguetta e vediamo cosa c'è all'interno. Ragazzi, quando mi mandate regali per me è già una cosa pazzesca, poi che spendiate dei soldi anche per farci fare le confezioni regalo, io mi sento davvero troppo in coppa. E quindi grazie tantissimo fin da adesso, ma mi sono accorto che dentro la scatola c'è ancora un bigliettino, quindi vediamo cosa c'è scritto. Allora, c'è scritto: grazie di tutto Antonio, sei sempre molto gentile e disponibile, spero che il regalo ti piaccia. Da Lorenzo Roncaglia, quello dell'autografo, mi ricordo benissimo di Lorenzo, è... davvero, grazie, questo sarà il video del grazie, potrei intitolarlo così. E adesso scopriamo cosa mi ha inviato. Lui mi ha anticipato che si tratta di qualcosa di Noble Collection che andrà ad ingrandire la mia collezione, ma una parte specifica. Quindi vediamo di cosa si tratta, io non vorrei neanche guardare, c'è una scatola al suo interno, vabbè. Come devo fare io con voi non lo so ragazzi, Lorenzo mi ha comprato il diario di Tom Riddle e naturalmente adesso è tutto molto più chiaro, voleva partecipare alla mia collezione di Horcrux e mi ha dato davvero una grandissima mano perché non l'avevo ancora acquistato e mannaggia a te, hai speso davvero tantissimi soldi, troppi soldi. E questa cosa mi mette tantissimo a disagio. Ma adesso lo tiro fuori perché non vedo l'ora di vederlo. Vediamo com'è, sono curiosissimo. Devo dire che è davvero molto grande, più di quello che mi aspettassi. E vediamo com'è all'interno. Beh, è davvero molto bello ragazzi. È in similpelle, non credo proprio sia pelle vera, almeno lo spero. E poi troviamo l'etichetta Tom Marvel Riddle, quindi il nome originale, e poi all'interno è totalmente bianco. Non c'è nulla, si tratta di un quaderno totalmente bianco. Io sinceramente mi aspettavo di trovarci dentro perlomeno la frase scritta da Harry, ma invece non c'è assolutamente niente, è totalmente bianco, però mi piace tantissimo e credo che lo metterò esposto su un cavalletto. Avete presente quelli dei piattini, quei tre piedi piccolini di plastica? Credo che userò quelli per metterlo esposto. Sto organizzando un angolino con gli Horcrux, ne ho già ordinati alcuni, e più avanti vedremo nuovi video Noble Collection. Ho già acquistato un bel po' di cose e piano piano arriveranno. Ho video da fare per i prossimi mesi, quindi siamo tranquilli che non rimarremo senza materiale. Grazie mille Lorenzo, davvero sono senza parole, grazie. Questo lo mettiamo qui, lo appoggiamo sull'uovo sperando che non cada tutto, il bigliettino lo conserverò assieme agli altri e questi più avanti li andrò a sistemare. Bene ragazzi, ecco qui questa busta. Questa qui me la manda Laura Ripamonti. Laura ha una pagina Facebook dove vende delle cose artigianali. Mi ha chiesto se avesse potuto inviarmi una busta con dei prodotti per poterla aiutare con la sua pagina. Io ne sono stato ben contento naturalmente di darle una mano
e trovate la sua pagina sotto in info box. Mi ha anche detto di dirvi che qualora faceste un ordine di almeno 10 euro, lei aggiungerà un omaggio fatto a mano sempre a tema Harry Potter. Io ho già dato uno sguardo alla sua pagina dopo aver ricevuto il pacco e devo dire che ha delle cose fatte davvero molto molto bene e quindi già ve la consiglio. Io non ho idea di cosa ci sia qua dentro, adesso lo vedremo assieme, ma ragazzi cliccate sotto perché merita e lasciate un bel mi piace alla sua pagina, perché dobbiamo sostenerla essendo anche lei fan potteriana. Bene, adesso andiamo ad aprire questa busta e ho dimenticato il bisturi. Eccolo qui, magia del montaggio, e andiamo subito ad aprire questo bel bustone. Allora, ecco qui, tiriamo tutto fuori. Allora, abbiamo del cartone. Vediamo cosa c'è dentro, sono curiosissimo. Ci sono un sacco di cose, qui non c'è più nulla. E vediamo. Qui ci sono delle patenti magiche personalizzate e non, che adesso andremo ad aprire. In questa busta c'è scritto: per Antonio, leggi prima di aprire il resto. Quindi andiamo ad aprire questa busta qui. Ok, benissimo ragazzi, questa è una lettera indirizzata a me e quindi la metto da parte, la leggerò più avanti e la conserverò. E qui mi ha mandato un elenco di alcune delle cose che troverò all'interno di questa box, perché a quanto pare lei realizza delle box a tema Harry Potter e queste box costano 25 euro inclusa la spedizione. Quindi ragazzi, nel caso le trovate sempre sotto in info box. Vediamo cosa contengono adesso queste belle confezioni. Apriamo questa che riporta la scritta patenti magiche e vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui. Allora, abbiamo delle patenti, una di Remus Lupin, lupo mannaro, con il marchio del Ministero della Magia, molto 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 carina. Questa è quella di Harry Potter, la numero 89, e poi ce n'è anche una mia, con la mia faccia. Patente di materializzazione rilasciata da Antonio Seria. No ragazzi, che figata questa qui. Ha conseguito a pieni voti la patente di materializzazione magica secondo i criteri e le leggi approvate dall'Ufficio dei Trasporti Magici del Ministero della Magia, rilasciata il 14 marzo 2018. No, che figata, questa è bellissima, la conserverò con gelosia, davvero molto molto bella. E poi vediamo cosa c'è qui dentro. Mi hai mandato troppe cose, Laura, davvero tantissime. Sarebbe bastata solamente una cosa, io ne sarei già stato entusiasta. Ecco qui, troviamo Scuola e Magia e Stregoneria di Hogwarts. Questo è un titolo di maestro di stregoneria con addirittura il logo, lo stemma dei Corvo Nero, perché io, secondo Pottermore, sono Corvo Nero. Ma dentro mi sa che ci sono anche altre cose, quindi andiamo a guardarle meglio. Oltre a questo qui, vediamo cosa c'è. Ok, sul retro c'è un altro certificato, giudizio unico per fattucchieri ordinari. Quindi abbiamo un gufo, ma fatto davvero benissimo. Mi piace un sacco la carta che hai utilizzato, Laura. Ma ancora ragazzi, non è finita, perché abbiamo questa box e quindi vediamo cosa c'è all'interno. Sono super curioso. Eccola qui, davvero molto curata. Questa box si chiama The Marauders Gift Box, quindi è la box dei malandrini a quanto pare. C'è anche la mappa dei malandrini come sfondo e quindi adesso andiamo a scoprirne il contenuto, perché sono curiosissimo come un babbuino. Vediamo cosa c'è all'interno. Oggi sembra il giorno di Natale, ma ormai lo sembra quasi ogni settimana e lo devo sicuramente a voi. Allora, cominciamo. Qui abbiamo un magnete con una cerva Patronus. Molto molto bella, anche questa andrà a finire con la mia collezione di calamite. Poi vediamo cosa c'è, ma c'è tantissima roba qui dentro. Apriamo questo pacchettino, tutto super curato, super dettagliato, e vediamo cosa c'è scritto in questo rotolo di pergamena. Ecco qui, vediamo. Esercito di Silente, ragazzi, no, ma guardate quanto è bello, ci sono le firme di tutti i partecipanti all'Esercito di Silente. Prima firmataria Hermione Granger. Davvero molto molto carina e molto ben fatta. Non ho capito se le hai scritte tu a mano. Se così fosse, wow, complimenti, sono davvero bellissime.
Poi vediamo cosa c'è qui dentro, perché c'è ancora un casino di roba. Abbiamo una mini mappa del malandrino, ma guardate quanto è carina, quanto è fatta bene, meglio di quella Noble Collection che si trova dentro il volume La magia del film, addirittura anche la parte centrale. Guardate quanto è bella, questa qui sicuramente fa una bellissima figura accanto ai Funko Pop. Poi ancora ci sono tantissime cose, qui abbiamo una lettera per Hogwarts, Mister Antonio Seria, guardate quanto è fatta bene, con l'indirizzo della mia cameretta e anche con il sigillo in cera lacca. Andiamo ad aprirla senza fare danni perché non vorrei rovinarla. Ecco qui, mannaggia, ecco qui, ok. E tiriamo fuori il contenuto, vediamo cosa c'è scritto. Abbiamo la nostra bellissima lettera di Hogwarts e naturalmente abbiamo anche l'elenco dei materiali da portare a scuola, tutto in italiano. Molto molto bella, davvero molto bella, sei davvero bravissima Laura, mi piace tantissimo questa box. C'è ancora un sacco di roba dentro, ma davvero un sacco. Troviamo anche il biglietto del binario 9 3/4 e questo che non avevo, il biglietto del nottetempo. Questo finisce dritto dritto nella mia collezione perché l'ho sempre voluto, non l'ho mai trovato neanche nei libri di Panini. Quindi grazie mille, davvero bellissimo. E ci sono ancora un sacco di altre cose. Abbiamo una collana dei Doni della Morte, anche questa ce l'ho già, ma mi piace sempre un sacco e sicuramente farò felice mio fratello che me ne aveva chiesta una. Quindi ecco qui la collana dei Doni della Morte, anche questa molto molto bella, e il ciondolo è fatto meglio rispetto a quello che già avevo preso io su AliExpress, mi piace parecchio, quindi anche questa super gradita. E poi ancora ancora tiriamo fuori roba, abbiamo una mini pozione, una pozione antilupo in questo caso, e quindi adesso ve la mostro meglio. Eccola qui, si tratta di un ciondolino pozione antilupo con all'interno della sabbiolina glitterata blu. Anche questa carinissima. E ancora non è finita ragazzi, questa box è strapiena di cose. Abbiamo delle cioccorane, quella di Luna Lovegood, quella di Corvo Nero e anche quella di Hermione Granger. E anche sul retro troviamo le loro biografie, quindi anche queste molto molto belle, molto ben fatte. Troviamo anche la riproduzione di un galeone, anche questo spesso è molto ben fatto, credo sia in legno, comunque in cartone molto molto duro, molto bella anche questa. E ancora questa box piccola ma strapiena di cose, davvero strapiena. Abbiamo un altro biglietto del nottetempo, è una versione diversa rispetto a quella precedente. Fatemi sapere voi come mai esistono due versioni di questo biglietto, perché io non lo so e sono molto curioso. E per finire qui c'è un'altra confezione molto molto carina, sempre col sigillo di Hogwarts, e all'interno questa volta vediamo cosa c'è. Un portachiavi, ma quanto è bello questo portachiavi, ma quanto! Guardate ragazzi, un portachiavi col boccino d'oro, questo finisce dritto nelle chiavi della mia auto. Stavo giusto cercando un nuovo portachiavi, questo mi sembra perfetto. Davvero molto molto bello questo boccino, mi piace tantissimo. Questa box piccola, ma ragazzi pienissima di cose, davvero pienissima. Brava Laura, sei stata davvero bravissima. Hai fatto delle cose molto belle, molto curate, molto pulite e ragazzi dobbiamo sostenerla, quindi mi raccomando un bel mi piace sulla sua pagina e andate a guardare cosa propone, perché davvero direi che lo merita tantissimo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, io ringrazio ancora tantissimo sia Lorenzo che Laura, sono stati davvero super super gentili. Ogni giorno alcuni di voi mi chiedono dove poter inviare delle cose, io sto cercando di organizzarmi, sto cercando di capire come potervi fornire un indirizzo pubblico e metterlo qui in info box. In ogni caso ragazzi non vi preoccupate perché non è assolutamente necessario, io apprezzo già solo l'idea, solo il gesto che voi vogliate inviarmi qualcosa. A questo punto ragazzi è davvero tutto, vi chiedo di lasciare un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di queste cose che mi ha inviato Laura, fatemi sapere se vi piace l'idea di creare un angolo nella mia collezione con tutti gli Horcrux, vi chiedo ancora una volta di farmi sapere
come potrei rappresentare Harry e Nagini all'interno di questa collezione, visto che neanche agli Studios Tour sono stati inseriti questi due Horcrux assieme a tutti gli altri. Quindi sono davvero molto curioso di sapere la vostra opinione. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo anche che qualora voleste delle magliette a tema Harry Potter o di qualsiasi altro fandom, le trovate su Pumpling e potrete utilizzare il mio codice 7Potter in qualsiasi acquisto per avere uno sconto del 15%. Già le magliette, quando le comprate il giorno dell'uscita, costano 10 euro, andate anche a fare lo sconto e quindi costano davvero pochissimo e la qualità è molto molto buona. Questo ve lo garantisco, altrimenti non ve le avrei mai mostrate. Ma più avanti questa settimana uscirà un nuovo video a tema Pumpling, perché ragazzi ho acquistato una montagna di cose, anche un paio di scarpe, e ve le farò vedere perché stanno arrivando prodotti super nerd e io ormai tra i diversi siti coi quali collaboro spendo una montagna di soldi. Ci collaboro, ma io stesso sono il primo a spenderci tantissimi soldi e ne sono ben contento. Basta, a questo punto bando alle ciance ragazzi, io vi saluto e ci vediamo prestissimo in questa settimana che sarà davvero super super ricca di nuovi video. Ciao!